benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a studiarci insieme l'esercizio 73 del mio metodo avanzato sullo SLAP. È il penultimo del metodo e, come hai sentito, è comunque molto avanzato come groove. È un bell'incastro in cui utilizziamo delle tecniche diverse. Infatti faremo un po' di SLAP e un po' con le dita questo double stop. E ti vado subito a far vedere. Praticamente andiamo a prendere un Sol e Do in bicordo e di qua andiamo a colpirlo con indice medio, creando questo suono. Poi con l'anulare andiamo a fare un emmeron dal Sol al La. Qui il difficile è appunto arrivare da una tecnica in cui colpiamo in questo modo in slap, spostiamo la mano, spostiamo anche qua il polso, il braccio, e andiamo a colpire con le dita utilizzando un'altra tecnica. Allora partiamo con un do, il do strappato, quindi thumb pluck, ghost per spostarci sul si bemolle, dove andiamo con due sedicesimi a suonare in thumb and pluck l'ottava di si bemolle. Nella pausa poi di ottavo del secondo quarto che abbiamo, spostiamo la mano e andiamo a fare questo double stop, poi riportiamo. Abbiamo due ghost note fatte thumb and pluck, che posso fare su accordo di Mi, l'altra o su accordo di Re, ma anche su accordo di Sol va bene, così la mano è anche un po' più libera. Oppure, come senti, la ghost strappata e può andare bene sia sulla corda di Re che sulla corda di Sol. Dopo appoggiamo ancora sull'ultimo ottavo, sul levare del quarto quarto, un si bemolle in thumb e poi ripartiamo col secondo giro che è inizialmente uguale al primo. Poi qua abbiamo sempre la pausa d'ottavo, invece qua ci spostiamo tra i tasto 12 e 14, qua andiamo a prendere questo, c'è uno strappato fatto indice medio. In questo modo, sulla corda di Re non viene quasi neanche conteggiata questa nota, infatti il battere va proprio sull' acuto, che è un ottavo e che va suonato staccato. Dopo strappiamo con l'altro, o con il primo, o col primo dito col secondo. Qua nella partitura viene segnato col primo, però in realtà anche se lo fai col secondo va benissimo. E strappiamo il Sol, quindi viene fuori La Sol, La Sol, La Sol. Dopo, come ultimo quarto, abbiamo ancora un Mi suonato in thumb. Qui la difficoltà sta nel farlo sentire, perché comunque suonare in thumb su una corda di Re che è più sottile già hai meno volume, e poi arrivando da due note strappate che hanno molto volume è difficile bilanciare. Qui sul Mi si può fare anche un vibrato, lì dipende a che velocità lo vai a fare. Andiamo a provarlo lento con la batteria, così puoi suonarlo insieme a me. 3 e 4. Ti auguro un buono studio, grazie per aver visto il video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima.